Oggi impastiamo la pizza contemporanea fatta con anima verace. Iniziamo preparando la biga, una biga a 45% di idratazione con l'1% di lievito. Iniziamo partendo dalla farina. Andiamo a inserire tutta la farina. Inseriamo il lievito di birra e tutta l'acqua. Facciamo partire la macchina, 1 minuto in retromarcia, ovviamente per chi l'ha, e 2 minuti marcia avanti. Lavoro con questo metodo per non fare sviluppare troppo la maglia glutinica. La nostra biga è pronta. Adesso la andiamo a mettere in un contenitore a maturare per 18 ore per 18 gradi. Dopo aver fatto passare le 18 ore, la nostra biga è pronta. La andiamo a inserire nell'impastatrice. Dato che è un impasto del 50%, andiamo a inserire la nostra anima verace. Andiamo a mettere la metà d'acqua e la facciamo girare in prima velocità per 10 minuti. Andiamo a inserire l'acqua a filo. Dopo circa 10 minuti andiamo a inserire la seconda velocità. E andiamo a inserire la restante acqua fino a chiudere il nostro impasto al 70% di idratazione. Quasi alla fine andiamo a inserire il sale. Adesso il nostro impasto è pronto, lo prendiamo e lo andiamo a mettere nei contenitori, lo facciamo riposare 30 minuti in massa. Il nostro impasto è abbastanza elastico. Passati 30 minuti di riposo, andiamo a stagliare l'impasto. Le pezzature devono essere da 300 grammi. Adesso andiamo a chiudere le pagnotte e li mettiamo nel cassetto. Abbiamo due opzioni. La prima è lasciarla a temperatura ambiente per 3 ore e poi sono pronti per l'uso. La seconda è metterle in frigo a 4 gradi e uscirle dopo 7 ore e metterle 1 ora a temperatura ambiente e poi sono pronte per l'uso. Il nostro impasto è pronto, adesso lo andiamo a stendere. Mettiamo un po' di spolvero. Mettiamo un po' di spolvero nelle pagnotte.
Una volta presa la pagnotta, cominciamo a stendere la pizza dal centro, che a differenza della classica si comincia dal centro, e cerchiamo di incamerare aria nel cornicione senza toccare il cornicione, senza distruggerlo. La pizza non la stendiamo molto, allarghiamo leggermente e per il restante l'allarghiamo in pala. Facciamo la classica margherita, mettiamo del pomodoro, andiamo a mettere dello spolvero di grana, del fior di latte, un po' d'olio, poi la prendiamo e la trasportiamo sulla pala. Adesso andiamo al forno a 400 gradi.